Mattarella bis, tutti in piedi, non tanto per gli artisti, quanto per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non veri e propri cori da stadio, del resto eravamo alla prima della Scala di Milano, ma dal pubblico l'invito è stato chiaro. Il presidente Sergio Mattarella, assistito al teatro alla Scala di Milano, accompagnato dalla figlia Laura, alla prima del Macbeth in quella che potrebbe essere la sua ultima presenza all'appuntamento di Sant'Ambrogio da capo dello Stato. Quest'ultimo, al suo ingresso in sala, è stato salutato con 6 minuti di applausi. Mentre le persone presenti battevano le mani, qualche voce, neanche troppo timida, si è levata in sala chiedendo al capo dello Stato di continuare il suo mandato di presidente. Un'ipotesi che Mattarella ha già scartato in più di un'occasione, anche se la politica ancora spera in un suo ripensamento. Ad accogliere il presidente il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto meneghino Renato Saccone e il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Sergio Mattarella, nel corso della pausa del Macbeth, ha lasciato il palco reale per incontrare gli orchestrali. Un rituale molto caro a Mattarella, avvenuto anche nel 2019 e nel 2018. Al Macbeth di Giuseppe Verdi sono stati invece tributati 12 minuti di applausi. La prima della Scala rappresenta un traguardo importante, visto che questa inaugurazione è avvenuta in un periodo critico per quanto riguarda i contagi. Vorrei indovinare dietro le mascherine i grandi sorrisi di piacere ed emozione che dà la musica, ha detto il sovrintendente Dominique Meyer. Tutto il teatro, i lavoratori che hanno fatto tanto per arrivare qui fra mille incertezze e anche il pubblico che compra ogni biglietto. Ed eccoci tornati in studio, grazie a Matteo Torrioli e Deborah Carletti per questo servizio che insomma ci dà il là per aprire questo secondo capitolo. Allora, tema di Scala, prima maestro mi dà un là, letteralmente. Diamoci là. Comunque, torniamo a noi. Allora, abbiamo sentito appunto quanto accaduto durante la prima alla Scala, il pubblico, 6 minuti di applausi per Mattarella, bis bis, però appunto lo sappiamo da tempo che Mattarella ha escluso la possibilità di un secondo mandato, una opinione ben nota già dal discorso del Capodanno 2020 che il Presidente ha spiegato di non essere disponibile per una eventuale rielezione. La partita del Quirinale, ve l'abbiamo già detto anche nelle scorse puntate, si aprirà con ogni probabilità il 18 e il 20 gennaio e a poco più di 30 giorni circa appunto dal Quirinal Game i due scenari che sono sempre più gettonati sono appunto la rielezione, un secondo mandato per Mattarella e poi invece quello del trasferimento di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Colle più Alto, un'opzione che sembra raccogliere in realtà l'entusiasmo dei partiti. Tuttavia i Dem, il Partito Democratico, alcuni senatori del Partito Democratico il 2 dicembre hanno depositato un disegno di legge costituzionale che modifica gli articoli 85 e 88 della Costituzione e vieta appunto la rieleggibilità del Presidente della Repubblica. La proposta stabilisce poi che ci sia appunto un solo mandato per il Colle e abolisce il semestre bianco. Questo DDL porta la firma dei senatori Dario Parrini, Luigi Zanda e Gianclaudio Bressa e noi cercheremo appunto di entrare nel merito di questo provvedimento, di questa proposta, lo faremo proprio con uno dei firmatari. Buonasera e benvenuto allora al senatore Dario Parrini, che è anche presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi per l'invito, molte grazie. Allora, ci spiega insomma la ratio di questa proposta, perché stabilire un solo mandato per il capo dello Stato e abolire il semestre bianco? Perché il semestre bianco può essere una causa di molti problemi, perché un mandato di 7 anni è sufficientemente lungo per assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione dello Stato, perché crediamo in pieno negli argomenti che a sostegno di questa tesi ha portato avanti il capo dello Stato Sergio Mattarella nel corso dell'ultimo anno, ricordando suoi predecessori come Antonio Segni e Giovanni Leone, che già nel 1963, uno da capo dello Stato in carica, l'altro da Presidente del Consiglio in quel momento, fecero con un messaggio alle Camere, quindi in una forma molto solenne, con un disegno di legge governativo firmato dal Presidente del Consiglio, quindi con una forma molto solenne, la proposta di modificare quei due punti della Costituzione, perché già 60 anni fa si era visto che erano da cambiare. Tutto qui. Poi sul disegno di legge si è molto almanaccato, si è fantasticato, si sono imbastiti retroscena, ma io anche da Presidente della Commissione Affari Costituzionali
conservo la passione per la lettura dei testi per come sono e non per il sottotesto che si presume abbiano. Questo disegno di legge non ha sottotesti, non ha secondi fini, dice quello che afferma e mi pare una cosa piuttosto indiscutibile. Non a caso il 95% della dottrina si è sempre dichiarata a favore di queste due modificazioni. E se c'è stata qualche polemica negli ultimi giorni è stata attorno alle interpretazioni che di questa iniziativa legislativa sono state date, non certamente sull'iniziativa legislativa in sé, che ripeto, mi pare abbia un valore indubbio, è una cosa abbastanza assodata. Tenga presente che persino Aldo Bozzi, presidente della prima bicamerale per le riforme, fu primo firmatario di un disegno di legge di questo tipo. Fece un'analoga iniziativa nel 1988 Nicola Mancino, che poi sarebbe diventato presidente del Senato. Insomma, ci sono precedenti illustri. Io credo, per rispondere a un'obiezione sul quando, no? Perché l'avete fatta Esatto, adesso, perché adesso e non dopo? sia del tutto naturale presentare un'iniziativa del genere nel momento in cui c'è un mandato in scadenza di un presidente che ha detto più volte di non ambire alla rielezione. Non si fa a inizio di un mandato nuovo la presentazione di un disegno di legge di questo tipo. Anche in ciò non vedo nessun mistero, nessun motivo di inopportunità. E devo dire che bisogna anche ricordarci quali sono i tempi di un disegno di legge di riforma costituzionale. Anche correndo ci vogliono almeno 5-6 mesi ad approvarlo. Quindi è un disegno di legge costituzionale che si propone non di legarsi a una scelta contingente, non ha alcuna relazione con il voto e le scelte di gennaio, ma si propone di fare una modifica strutturale. Varrà dalla elezione del capo dello Stato successiva a quella del 2022, ma del resto io credo che le buone riforme costituzionali debbano essere fatte slegandole da ciò che è transitorio e Del momento. transiente. Devono avere una validità in via permanente e ripeto, se da 60 anni più o meno tutti lo dicono, mi pare che sia giunto il momento di farlo. Guardi, io da presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato mi sono trovato di fronte ad altre due vicende che riguardano altri campi ma simili per la portata, cioè modifiche attese e discusse da decenni che nessuno però ha mai fatto in precedenza. Pensi all'inserimento della tutela dell'ambiente tra i beni tutelati dalla prima parte della Costituzione o all'equiparazione degli elettorati attivi di Camera e Senato, cioè quella cosa che è abbastanza volgarmente è stata detta il voto ai diciottenni per il Sì. Senato. Sono questioni che la politica italiana ha dibattuto perlomeno dal 1983. Senza mai riuscire a, anzi, nel caso del voto ai diciottenni per il Senato, dal 1975, quando la maggiore età fu abbassata a 21 anni. E però non si era mai riusciti a fare passi avanti per fare due cose la cui giustezza è ovvia. E in questa legislatura e negli ultimi mesi siamo riusciti ad ottenere risultati importanti. L'equiparazione degli elettorati attivi per le due Camere, che elimina anche un rischio di inefficienza istituzionale, è ormai legge perché è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Per l'inserimento della tutela ambientale all'articolo 9 della Costituzione manca solo l'ultimo voto della Camera. Il Senato ha già fatto i due suoi previsti dal 138 e il secondo lo ha fatto anche con la maggioranza dei 2/3, quindi con il quorum più alto possibile. Quindi per tornare un attimo alla questione Quirinale, senatore, avete deciso, diciamo così, di presentare questa riforma di legge volgarmente, diciamo così, per evitare uno sgambetto presidenziale al nuovo inquilino del Colle che si troverebbe così di fronte a un mandato che già parte, diciamo così, con questo sgambetto istituzionale, chiamiamolo così. Anche, guardi, dal punto di vista formale, la proposta di legge può essere presentata in qualsiasi momento. Tenga presente che Segni fece il messaggio alle Camere nel 63 e era stato eletto nel 62. Poi purtroppo ebbe un grave malore e l'anno dopo dovette dimettersi. Ma questo messaggio lo fece all'inizio del suo mandato, ma parlava di se stesso. Mi pare
non una questione formale, ma di galateo istituzionale, cioè secondo me una cosa del genere, soprattutto ha senso farla oggi perché siamo alla fine di un mandato e poi soprattutto perché siamo in un momento che segue di poche settimane una Una presa di dichiarazione posizione del del capo Presidente della dello Repubblica, senatore, giusto? Presidente della Repubblica su questa questione che non è stata nemmeno la prima, perché ripeto, quest'anno 3 volte Mattarella è Chissà intervenuto poi sulla. se quegli applausi anche diciamo, dell'elite potranno fargli cambiare idea, anche perché, senatore, tornando a quanto diceva lei prima, i retroscena, le dietrologie che sono state fatte dietro questo disegno di legge, allora entriamo nel merito perché appunto secondo i retroscenisti, gli osservatori, la ratio che c'è dietro questa proposta è proprio a dire, allora Mattarella, sapendo che questa è l'ultima volta che si va verso una rielezione del Presidente della Repubblica, potrebbe accettare un mandato anche a tempo, come ha fatto il suo predecessore, Giorgio Napolitano. È così o sfatiamo questi dubbi? Ma guardi, io ho molto rispetto dei retroscena giornalistici perché alcuni sono di livello intellettuale elevato e anche molto fantasiosi e lo dico nel senso non negativo della parola. Però ho solo rispetto, non, cioè, sono quelle che lei ha appena fatto, considerazioni che proprio non hanno minimamente influito sulla stesura del disegno di legge. Questo è molto interessante. Però tornando allora alla discussione, sempre un po' più piccante della situazione di questo, intorno a questo disegno di legge, senatore, le Mi ripropongo. scusi, Prego, mi faccio una cosa per chiarire fino in fondo il mio pensiero. Io mi sono trovato a dover sfatare quel tipo di ricostruzione, diciamo, dietrologica che lei ha appena fatto, sì. ma anche una ricostruzione di tipo opposto, no? Della serie, voi avete presentato questo disegno di legge, ergo. State lavorando perché non ci sia nessuna rielezione del capo dello Stato uscente. Anche questa è una operazione che vuol vedere nel disegno di legge quello che nel disegno di legge non c'è, perché, lo ripeto, contiene una proposta, ha dei tempi, si applica dall'elezione del capo dello Stato successiva, mira a una modifica permanente per dare più equilibrio alla nostra Costituzione, perché il semestre bianco genera inefficienze e instabilità, e soltanto eliminando la rieleggibilità si può eliminare il semestre bianco, non ha nessun secondo fine. Bene, ci crediamo, però allora c'è un'altra, perché sempre i nostri colleghi retroscenisti sostengono che per il Partito Democratico in realtà non c'è un'alternativa a un Mattarella bis. Cosa ci può dire lei in merito? State quindi ragionando su un altro nome, deduco. Ah, due cose. Primo vorrei chiarire, perché tengo molto da questo punto di vista alla forma, che con i colleghi Zanda e Bressa abbiamo preso un'iniziativa di tipo parlamentare che risponde alle nostre persone. Pertanto, ecco, si parla di 3 parlamentari del Partito Democratico autorevoli finché si vuole, però è una nostra iniziativa, non voglio che sia considerata in generale Un'iniziativa di una partito, insomma. Impegna altri perché è legata alle nostre persone. Le dico poi che il mio giudizio su come Mattarella ha fatto il capo dello Stato non è positivo, di più, cioè io sono entusiasta di come Mattarella ha fatto il capo dello Stato, penso che abbia dato un esempio di equilibrio e di senso dello Stato che deve essere tenuto vivo in continuazione e credo che oggi si debbano evitare accuratamente le incursioni sul terreno del totonomi. Io non partecipo non perché sono snob o perché voglio fare il difficile, ma perché ho già partecipato a 2 elezioni del Presidente della Repubblica. Nel 2013 ero deputato da pochissimo e nel 2015 quando è stato eletto Mattarella. Io posso dire, senza proprio nessun rischio di essere smentito, che fino a una settimana prima dell'apertura del primo scrutinio,
Le discussioni sul Totonomi sono una gigantesca perdita di tempo che può soltanto avvelenare il clima della discussione, il dibattito politico, ma che non ha nessun costrutto. E anche questo lo dico con molto rispetto, mi credo davvero, per chi cerca di sollecitare gli esponenti politici a fare previsioni, a dire sarebbe meglio lei, lui, l'altro, l'altra. Ma però davvero non ha senso, credetemi, è una questione che entrerà nel vivo delle decisioni vere soltanto a pochi giorni dall'apertura del seggio presidenziale. Il seggio presidenziale si aprirà probabilmente il 20 di gennaio o intorno al 20 gennaio perché ci saranno le suppletive nel collegio Di di Roma Roma 1. Centro per consentire il completamento del plenum della Camera. Quindi dovrà esserci l'elezione, la proclamazione di quel deputato. La Camera a quel punto sarà a 630 e ci sarà, credo, l'apertura del seggio presidenziale. Fino a pochi giorni prima di quella data, ogni discussione rischia di essere improduttiva e soprattutto pochissimo legata alla realtà. Però, E senatore, così ci quindi toglie buona parte del nostro divertimento, diciamo così. Lo so, infatti lo dico con dolore perché so di darvi un dispiacere, però posso dirvi quali sono i criteri che secondo me devono ispirare la scelta del Capo dello Stato e non dirò cose molto originali, però a mio avviso il Capo dello Stato è una carica così determinante per la garanzia dell'unità nazionale e della Costituzione, come rappresentante della unità morale del paese, da richiedere un voto molto largo, soprattutto in presenza di un quadro politico con una maggioranza di governo molto larga. Faccio fatica a pensare che si possa votare un capo dello Stato con una maggioranza che non sia almeno tanto larga quanto lo è quella di governo. E servono personalità che abbiano una spiccata capacità di unire anche forze diverse e che abbiano doti di equilibrio, di capacità di muoversi nell'interesse generale e di essere al di sopra delle parti ampiamente riconosciute. Questo è quel che si può dire, un metodo per arrivarci, ma per i nomi davvero E è allora, prestissimo. senatore, Ho visto che sui giornali sono stati praticamente già messi in pista e in qualche caso anche bruciati una ventina di nomi. beh, Non sì, aggiungiamo. qualche 5-10 ce li ricordiamo così, li potremmo elencare così. Senatore, però lei ha parlato di una forza capace di unire e di conciliare. Allora, si potrebbe intestare il Partito Democratico stesso questa capacità, questo essere lui, il Partito Democratico, il trade union fra forze comunque così eterogenee a sostegno della maggioranza Draghi, cioè il Movimento 5 Stelle? Ci sono rapporti abbastanza cordiali anche con Forza Italia, soprattutto da parte grillina. Insomma, il Partito Democratico può fare la parte del leone nella corsa al Quirinale? Il Partito Democratico può essere un ponte importante tra forze diverse per la sua centralità. Il governo Draghi ci sta vedendo protagonisti più di tutti gli altri partiti, nonostante che, ricordiamolo, in conseguenza delle leggi, delle elezioni del 2018, il PD si ritrova, e della scissione del 2019, il PD si ritrova con il 12% dei senatori e il 15% dei deputati. Quindi il suo peso in Parlamento, in termini strettamente numerici, è quello e non è altissimo. È una situazione, per intenderci, molto diversa sia da quella del 2013, dove eravamo ampia maggioranza alla Camera e maggioranza relativa più stretta al Senato, e molto diversa da quella del 2015, dove la nostra posizione di forza in Parlamento era ulteriormente cresciuta rispetto a quella di 2 anni prima. Però con serietà e responsabilità, un ruolo di cerniera tra i partiti per favorire una scelta responsabile e di unità lo possiamo giocare e lo giocheremo. Pare che le dichiarazioni che ha fatto il nostro segretario anche in questi ultimi giorni vadano in questa direzione. Noi dobbiamo avere la coscienza del fatto che la scelta del capo dello Stato è sempre una decisione politicamente difficile. Non
Lo è tanto di più in un momento come questo, nel quale c'è una ripresa economica da consolidare dopo una gravissima recessione e una pandemia che non vorrei ce lo fossimo dimenticati o ce lo dimenticassimo, è ancora tutta da sconfiggere. Senatore, allora, se non dobbiamo parlare di nomi, parliamo allora di alleanze, perché per appunto trovare un nome che riunisca insomma tutte le anime di questa maggioranza ci vorrà un po' di impegno, ci vorranno diversi, bisognerà instaurare diversi dialoghi, in primis con quello che si sta delineando in queste ultime settimane, ovvero un grande centro, poi che sia così grande o meno lo si capirà magari in una, quando si andrà effettivamente poi al voto. Questo grande centro, comunque persone che si rispecchiano, esponenti che si rispecchiano nel centro, sono Matteo Renzi, Carlo Calenda, Pio Giovanni Europa, Toti. Giovanni Toti. Ecco, sono iniziati. Noi un paio di giorni fa abbiamo avuto ospite il presidente Toti che ha ammesso senza problemi i discorsi, i confronti sono iniziati. Io dialogo con tutti in questo senso, ho sentito Renzi, ho sentito Salvini, senti Mastella. Mastella e sentirò altre persone. Ecco, voi avete iniziato insomma questo giro di telefonate. Questo giro di confronto, soprattutto con Matteo Renzi, Carlo Calenda e quant'altro? Ma guardi, io non sono il segretario del Partito Democratico, mentre Toti è il presidente di Cambiamo, quindi immagino che il segretario del PD stia dialogando a 360 gradi con la giusta riservatezza, perché ritengo che sia una componente fondamentale di un buon lavoro in questo momento, ma no, non so dirglielo, non è, è una cosa che andrebbe chiesta a Enrico Letta. Detto ciò, io penso che questa iniziativa alla vigilia delle elezioni presidenziali abbia una ragione politica evidente, quella di cercare di avere un peso nella scelta maggiore di quello che le singole forze divise. Abbiamo perso un attimo il senatore. Quando si parlava di forze divise, ecco Ecco, è lì che il ritornato. muro tecnologico si è Senatore palesato. diceva, Se ne forze divise. Le dicevo, un aggregato di forze che dovrebbe costituire. Niente. Niente, non ce la facciamo a Non ce l'ha parlare di con questo grande te. centro. Ecco, no, è ritornato di nuovo il Senatore Parrini. senatore. Ce la facciamo su questo grande centro? Trovo naturale che i piccoli gruppi di centro oggi rappresentati in Parlamento, Cambiamo e Italia Viva, cerchino di mettersi insieme per pesare di più nello scrutinio presidenziale, perché probabilmente riflettono che uniti possono avere un'influenza maggiore rispetto a quanta ne avrebbero divisi. Tra l'altro, voi avete fatto nomi che non hanno una consistenza parlamentare, quindi non possono influire sull'elezione del Presidente della Repubblica, penso a Calenda, penso a Mastella. Diciamo, i due gruppi che in Parlamento hanno una loro presenza riconoscibile, una loro forza, diciamo, accertata sono Italia Viva e Cambiamo, Coraggio Italia, come si chiama adesso. E seguo con rispetto le loro mosse, però non penso che dobbiamo più di tanto orientare l'azione dei grandi partiti su quello che faranno questi gruppi. Penso che ci debba essere un dialogo tra i partiti maggiori per arrivare a una scelta condivisa e di alto livello per il paese. Senatore, almeno in conclusione per quanto mi riguarda, lei prima nella nostra conversazione ha parlato dell'elezione del collegio di Roma 1. Si sarebbero dovuti affrontare, diciamo così, alle urne Giuseppe Conte da una parte, Carlo Calenda che ha lanciato la sfida all'avvocato pugliese dall'altra. Si ritira uno, si ritira anche l'altro, e allora ecco lì che arriva l'entrata a gamba tesa di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, infatti, ha fatto una proposta al centro-sinistra: candidiamo a quel collegio al nome di tutta la coalizione, la ministra per le pari opportunità non parlamentare, Elena Bonetti. Secondo lei il Partito Democratico potrebbe accettare questa proposta che ha già ricevuto, diciamo così, il benestare dal leader di Azione Calenda? Ma il Partito Democratico ha preso una posizione chiara, tramontata l'ipotesi di Conte, la decisione è stata rimessa, come giusto secondo me in questi casi,
alle valutazioni del PD romano. Il PD è fiero di avere un radicamento territoriale forte, istanze territoriali rappresentative. Credo che questa sia una valutazione che debbono fare il partito provinciale e cittadino di Roma, e penso avverrà nelle prossime ore, anche perché il termine per le candidature è vicino. Io credo che il PD abbia la possibilità a Roma di schierare personalità di elevata qualità, lo dico con Con un po' riguardo di nei orgoglio anche, diciamo. confronti. Senza dubbio, no, ma anche con riguardo, questo non è un giudizio negativo nei confronti della Bonetti, ministro con cui collaboro da presidente della prima commissione in maniera davvero positiva, però credo che il PD abbia nelle sue file nomi da spendere. Invece io mi fermo qui, le pongo la mia ultima domanda, perché abbiamo parlato appunto del Movimento 5 Stelle di Conte. Gli, diciamo, ammiccamenti tra l'Avvocato del Popolo e Silvio Berlusconi, ci dà un commento, un parere su quelli che sono stati appunto gli ultimi occhiolini tra i due? No, ma non credo ci siano stati ammiccamenti o occhiolini. Poi io non sono un buon interprete di Conte e tantomeno lo sono di Berlusconi. Penso che siano da giudicare pesanti e significative le parole che Conte ha sempre detto dopo aver riconosciuto quelli che a suo avviso sono dei meriti di Berlusconi, cioè le parole che Conte ha sempre detto, che io ho sempre letto nelle agenzie, poi. Rispetto a quello che avviene negli altri partiti, conservo l'abitudine di mantenere una rispettosa distanza e di ingerirmi meno che posso. Ma insomma, Conte ha sempre detto che non ritiene Berlusconi dotato delle caratteristiche per fare il Presidente della Repubblica. Pare anche a me che non le abbia, l'ha detto Conte, lo dicono in tanti, penso lo sappia anche Berlusconi. Senatore, grazie per essere stato qui con noi quest'oggi, per averci fatto capire appunto l'obiettivo del disegno di legge che vuole stoppare ogni possibilità di bis al Quirinale, che va a rivedere anche il semestre bianco. Grazie a Dario Parrini del Partito Democratico, Presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato. Grazie, una buona serata e un buon lavoro. Grazie, altrettanto auguri. Grazie. Buonasera, Ah, è vero, senatore. tanti auguri di È buone vero. feste. Ci fermiamo qui, siamo arrivati al termine anche di questa puntata, ma torniamo lunedì, stavo per dire tornata, torniamo domani, e invece no, Restart 24 torna lunedì, come Se tutto va sempre, bene. alle 18:30, linea al telegiornale.